In diretta da Casa Sanremo, nello spazio Book Sprint Edizioni, siamo qui con uno dei nostri autori. Do il benvenuto a Vezio Ugo Mari. Buon pomeriggio, grazie. Benvenuto. Autore del romanzo USA Navy. Allora, come nasce la tua verba da scrittore? Come mai l'ambientazione è chiaramente americana dalla copertina? Perché era un mio sogno nel cassetto, l'ho sempre avuto da ragazzo, io ho sempre amato il mare. Purtroppo vivo ancora a Milano, ma il mio desiderio era entrare in Accademia Navale e questo però non succede sempre nella vita, perciò ho scelto un altro lavoro. Ma però la passione c'era, l'ho coltivata e avendo il privilegio di vivere 17 anni con due marinai americani che erano imbarcati sulla settima flotta. Quando è finita la seconda guerra mondiale, loro sono rimasti in Italia perché la loro professione era allenatori di baseball. Io sono stato un giocatore di Serie A di baseball per circa 15 anni e poi ho fatto l'allenatore. Tutti i loro racconti io me li facevo raccontare nelle pause, nelle trasferte, roba del genere. Non mi raccontavano quello che avevano fatto in marina e questo io l'ho messo dentro di me e l'ho tenuto latente, no? Dopo un certo momento mi è venuto lo spunto di scriverlo, di mettere nero su bianco. È stato anche grazie a quello che io oggi faccio. Io insegno psicologia all'università della terza età, in due università. E questo mi ha dato possibilità di migliorare quello scritto che io facevo commerciale, perché io il mio lavoro era agente di commercio e l'ho fatto per 30 anni, 32 anni. Dopodiché ho fatto l'imprenditore e dopodiché ho sentito il bisogno di acculturarmi. Non l'ho potuto fare da giovane perché io faccio parte ancora dei sopravvissuti della guerra. Perciò sono arrivato al massimo alla seconda ragioneria superiore, mi sono fermato perché con la mia famiglia dovevo aiutare. Però questo mi è rimasto sempre dentro. Non sentivo allora da giovane quel desiderio di acculturamento, però l'ho sentito all'età di 45-46 anni, quando ho cominciato a formare il GOR, Gruppo Operatori Radio, in protezione civile. Allora non c'era niente di protezione civile nel 1983. In questa maniera io mi sono sentito il bisogno di avere della cultura particolare, perché incontrando ministri, prefetti, governatori di regione, roba del genere, sentivo che loro avevano una cultura superiore. Mi sono iscritto all'università, ho frequentato per 7 anni l'università. Mi sono preso non una laurea giuridica, perché la mia è una laurea di merito, che lo Stato del Vaticano mi ha dato una decorazione di Cavaliere di San Gregorio Magno. Questo per cultura e protezione civile. In questa maniera io sono un po' autorizzato a insegnare psicologia, io sono un freudiano, insegnare psicologia nelle due università. Questa è un po' la mia vita. Naturalmente io speravo di entrare in accademia perché amavo il mare, però l'accademia ha delle tradizioni che si perpetuano, no? certi figli di personaggi, certi generali, protocolli. Protocolli, sono protocolli e non ho potuto farlo. Ho scelto un lavoro diverso, naturalmente, dopodiché però mi è rimasta dentro questa cosa qua. Entrando in protezione civile mi sono, diciamo, il mio ego ha avuto una soddisfazione, quella di dirigere 130 uomini in 4 calamità naturali che sono successe in Italia. Sono stato presidente per 17 anni, dopodiché ho lasciato al mio comandante che era più giovane e sono andati avanti. Questa è un po' la mia vita. Da questo romanzo io voglio dire al mio lettore, tirar fuori e dare al mio lettore un'impronta
per far capire quello che noi abbiamo perso come paese, nostro paese. Nazionalismo, patriottismo, senso del dovere, attaccamento al corpo che si appartiene e sacrificio fino all'estremo limite. Noi ne abbiamo persi queste virtù, questi valori. Qualcosa è rimasto, ma raramente. E questo libro viaggia su questa, su questa impronta sentimentale. C'è dentro amore, la famiglia, c'è dentro una trama di due ufficiali. Uno ha una cosa e un altro ha un'altra. E quindi è anche una storia di amicizia del loro, durante il loro periodo di formazione, sì, in accademia. Sì, direi questo libro è un po' dedicato ai miei due allenatori che ho avuto. Erano due uomini di colore, uno era un ufficiale di plancia e l'altro era uno stromo, due persone eccezionali, atleti eccezionali, ma il loro mestiere era fare l'allenatore in vita privata. Quando sono entrati in marina sono diventati uno un ufficiale e l'altro un sottufficiale, però la loro passione era allenare squadre di baseball, e siccome dopo la guerra, dopo il, diciamo, il 55, erano cominciate a nascere le squadre di baseball in Italia, che era il gioco degli americani, che noi, certo, non conoscevamo, noi avevamo il pallone, non il baseball. E io sono entrato in questo sport, incominciando in una società a Milano, e ho avuto l'ufficiale di plancia, che mi ha allenato per 3 anni, ed era un uomo eccezionale. E poi per oltre 12 anni mi ha allenato invece il nostro uomo, che era, si chiamava Strong, che era un atleta eccezionale. Perciò io ho giocato in Serie A come lanciatore, come pitcher, no? Nella Pirelli. Poi dopo la Pirelli ha chiuso le attività sportive e io ho smesso a 35 anni, che facevo l'allenatore io dopo della Serie C, la serie minore. Una vita all'insegna dell'avventura. Sì, le mie letture sono sempre state libri di mare, o quantomeno di avventure. I miei autori sono stati Salgari, il Corsaro Nero, i Tiri di Monprace, Il Re del Mare, Giulio Verne, 20.000 leghe sotto i mari, Tolstoj, Guerra e Pace. Io mi sono divertito con questi libri qui quando avevo 20, 21, 22 anni. Poi i film, io sono un appassionato di cinema, perciò, però i miei film sono particolari. Io andavo a pescare soltanto i film di mare o di pirateria, dove antiche battaglie coi velieri, battaglie dove nuove, il mare fosse protagonista. Esatto. Ho frequentato per tanti anni la biblioteca americana di via Bigli a Milano, dove io andavo a vedere le World Series, che sono i campionati di baseball americani, no? I filmati. Ma potevo anche vedere e sfogliare tutte le varie unità navali della Marina americana, e io me le guardavo tutte, me le leggevo, e roba del genere. In questa maniera qua la mia passione è sempre rimasta. E perciò nel momento in cui ho sentito lo stimolo di mettere nero su bianco, ho cominciato a scrivere questo libro qua. Ne ho scritti parecchi di romanzi, ce n'ho diversi, scritti e messi nel cassetto. Io ringrazio Vito Pacelli, che è stato meraviglioso e mi ha fatto realizzare questo sogno. La Book Sprint mi ha realizzato questo sogno. E speriamo che vada in porto, speriamo. Beh, nel frattempo hai messo nero su bianco quello che è la tua passione per il mare, sì, la tua vita, sì, avventurosa, ma dedicata agli altri, perché il, sì, mestiere, sì, di protezione civile è volontariato. Era volontariato. Quindi è dedicarsi agli altri, sì, quindi è quello spirito di sacrificio e quello spirito patriottico di cui parliamo e di cui tu... L'ho trasportato, esatto, nella protezione civile. Anzi, siamo noi che ti facciamo i complimenti a questo punto per averci dato, anche seppur con fantasia, uno spunto di quello che l'essere umano dovrebbe essere, appunto, dedito al sacrificio e al patriottismo per la propria nazione. Se posso regalarle una chicca, nel terremoto dell'Umbria io ho assistito una famiglia che aveva perso la casa, i nonni, tutto.
una famiglia di padre e madre, una bambina di 10 anni, una di 5 e una bambina di 6-7 mesi. E sono venuti a mangiare alla nostra mensa, perché noi abbiamo dato da mangiare pasti caldi, perché era 2 giorni che non mangiavano niente. Dopodiché si sono fermati a parlare. Io, siccome ho addestrato i miei volontari anche sul profilo psicologico di assistenza, psicologia d'emergenza, no? Ecco, mi sono fermato a sentire il loro dolore, e questo li ha sollevati. Dalle 11 di sera, abbiamo smesso alle 4 e mezza di mattina, e questa è la chicca: la signora che piangeva, per asciugarsi le lacrime, aveva la bambina in braccio, me l'ha data in braccio a me. Io l'ho tenuta per 4 ore e mezzo, dormiva saporitamente, ma sentiva il calore, probabilmente. Questo mi ha ricordato quando io tenevo in braccio mia figlia, e questa è una cosa che mi è rimasta dentro ed è difficile che possa uscire. Queste sono le cose che arricchiscono la vita di un uomo, e io sono stato fortunato su questo. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Ringraziamo Vezio Ugo Mari con il suo US Navy, un romanzo che parla della bella Grazie umanità. Mille.